L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia ricorda le 27 vittime agrigentine morte in questa battaglia nel 41. Dodicenne muore nel sonno, lutto a Rometta, nel Messinese. Successo per le giornate FAI di primavera, circa 4.000 persone alle iniziative agrigentine, presentato il progetto di marketing che lega la costa dal parco archeologico di Agrigento a quello di Selinunte. Calcio, l'Acragas batte la Mazzarese, basket, vittoria numero 20 per la Fortitudo, volle il Vicenza, cede alla SEAP. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi, lunedì 28 marzo, ricorre l'81esimo anniversario dello scontro di Capo Matapan, avvenuto il 28 marzo del 41, e in cui persero la vita 2.331 marinai italiani, di cui 354 siciliani e 27 originali della provincia di Agrigento. In occasione dell'anniversario, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, gruppo di Porto Empedocle, ha organizzato al mattino di oggi delle manifestazioni. Il servizio di apertura è di Francesco Milano. Siamo alla commemorazione della battaglia navale di Capo Matapan. Quella notte persero la vita anche 27 marinai agrigentini. Quanto è importante ricordare quelle vittime anche in questi giorni in cui si torna a parlare di guerra nel cuore dell'Europa? Sicuramente è importantissimo, perché quello che stiamo vivendo attraverso i mezzi televisivi in questi giorni, noi a queste immagini di guerra controbattiamo un ricordo e soprattutto un messaggio chiaro, forte e determinato contro la bestialità della guerra. Quella guerra che, come oggi, 81 anni fa sul mare, ha causato una grande tragedia per la Marina italiana e per le perdite delle navi e soprattutto per le perdite di vite umane, che furono tantissime. Più di 5.000 uomini finirono in acqua, di cui 2.303 morirono. Tra questi ben 354 erano siciliani, quindi di tutte le province della nostra Sicilia, da Palermo, Trapani, Siracusa, Catania, e soprattutto, tornando ai nostri marinai agrigentini, sono stati ben 27 giovani morti al servizio per la patria, in guerra sul mare, in quella tragica notte di 81 anni fa. Ed erano nostri fratelli, nostri padri, mariti delle cittadine di Porto Empedocle, dove oggi siamo, ma anche di Sciacca, di Licata, di Palma di Montechiaro, della città capoluogo. È stata assolutamente una bella manifestazione e soprattutto un'iniziativa importante. Io ringrazio i ragazzi, li chiamo io, dell'ANMI per questa iniziativa, perché è importante non dimenticare, è importante sapere quanto ci è costato quello che abbiamo oggi, soprattutto in un periodo in cui purtroppo siamo forzati a doverci ricordare le brutture della guerra. Una guerra non ha né vinti e né vittoriosi, perché in guerra si perde sempre. Il caso specifico di Matapan a noi ci ha visto purtroppo in una situazione di particolare lutto, perché abbiamo avuto gravi perdite. Ma ripeto, la guerra, quello che ci ha insegnato, e purtroppo forse non abbiamo ancora imparato benissimo la lezione, e che non crea vittorie, crea solamente sofferenza. E il fatto di riuscire a ricordarlo può essere il migliore aiuto per cercare di allontanare questi momenti. Quindi grazie oggi ai nostri marinai in pensione, che ci hanno dato l'occasione per ricordare un momento brutto della nostra storia. Però i sacrifici che hanno fatto degli uomini, il valore di tanti uomini, sacrifici che ci hanno consentito oggi di vivere in una condizione sicuramente migliore. Quindi dobbiamo assolutamente onorare il ricordo. È importante, e voglio ringraziare l'Istituto Nautico di Porto Empedocle che ha voluto partecipare con una classe a questa manifestazione, perché bisogna parlare ai giovani, sono loro che saranno la classe dirigente del futuro. È necessario che cominciano a capire che la guerra non porta mai nessuna vittoria.
La guerra è semplicemente distruzione, dolore, sia per chi si trova sul campo che per le famiglie. Quindi il messaggio che va lanciato, che esce oggi da questa manifestazione, è che purtroppo l'uomo non riesce ad imparare dalla storia. La storia pensavamo che ci avesse insegnato che la prima e la seconda guerra mondiale fossero un monito alla pace del mondo. Oggi così non è, la dimostrazione è la guerra in Ucraina, e quindi è necessario che dai giovani parta questo grande grido di pace. È per questo che sono stati presenti e per questo che siamo veramente contenti di questa iniziativa. Tragedia a Rometta, in provincia di Messina, dove una ragazza di 12 anni è morta nel sonno. I dettagli nel servizio. La comunità di Rometta, comune del Messinese, è in lutto per la prematura scomparsa di una undicenne. La piccola, di nome Valeria, è morta nel sonno nel letto della sua abitazione. È stata la madre a fare sabato mattina la terribile scoperta. Quando è andata a svegliarla, la ragazzina non dava segni di vita. Una notizia che ha sconvolto l'intero Interland. Il sindaco di Rometta, Nino Merlino, esprime così il proprio cordoglio alla famiglia. A nome mio, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità romettese, sconvolta per l'improvvisa scomparsa della piccola Valeria Grillo, esprimo sgomento, il più profondo cordoglio ai genitori e alla famiglia tutta. Riposi in pace, piccola Valeria. Il gruppo consigliare Vivi Rometta scrive: «Non troviamo parole per alleviare il vostro profondo dolore, ma il nostro cuore è con voi». Noi, Oratorio Rometta Marea, ha pubblicato sui social la foto della ragazzina scattata in occasione della prima comunione e ha commentato: «Valeria, meno di un anno fa ti sei cibata del corpo di Gesù che si è fatto cibo commestibile per te per la prima volta ed oggi, ancora increduli, ti vogliamo immaginare tra le sue braccia mentre ti coccola». La comunità intera, continua noi Oratorio Rometta Marea, si stringe attorno alla famiglia tutta con la preghiera ed in special modo alla mamma Giovanna, molto presente ai servizi comunitari. I funerali della ragazzina si svolgeranno lunedì 28 marzo alle ore 17:30. Non esiste una corrente Ronzulli o una corrente Micichè, così il presidente dell'ARS e coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Micichè a margine della presentazione della mostra Freedom al Palazzo Reale di Palermo, commentando l'attuale situazione interna al partito forzista in Sicilia. Noi, non essendo un partito dittatoriale a base anarchica, essendo un partito in cui c'è Berlusconi, è chiaro, afferma, che non possiamo avere al nostro interno correnti di nessun tipo. Da parte di qualcuno più giovane c'è questa immaginazione di dover essere prima o poi lui a comandare, aggiunge Micichè, sottolineando: continuiamo a lavorare tranquillamente, ho 68 anni, credo debbano avere l'intelligenza di avere pazienza. Poi, in merito all'incontro dei giorni scorsi, commenta: nella riunione è stata messa in discussione la mia leadership, succede dal 1995. E ancora su Lucia Ronzulli: è una persona con la quale non avevo un grande rapporto, ma dopo la sua venuta in Sicilia, continua Micichè, si è resa conto di qual è la realtà. Mi sono ritrovato una grande alleata e non esiste alcuna corrente. Dopo aver visto questa mostra, mi viene a dire che questo ennesimo, 25esimo attacco di alcuni miei colleghi nei miei confronti, non vorrei che un giorno mi dovessero fare le fotografie tipo le donne afghane, perché è stato di una violenza, di una, esagerato, veramente esagerato. Cioè, nella politica ci sta tutto, nella politica ci sta la lotta tra partiti, all'interno dei partiti la lotta tra fazioni o tra correnti. Io qua correnti non mi ero accorto manco che ci fossero, infatti non ci sono. C'è questa, da parte di qualcuno più giovane, e questa immaginazione di dover essere prima o poi lui a comandare. Lo dico sinceramente, che mi devo aprire, prima o poi devo dire le cose per come le penso e per quelle che sono, e per cui periodicamente con alleanze variabili a secondo chi è quello che in quel momento è scontento e lo si va a chiamare, e partono questo tipo di attacchi. Veramente c'è chi dice di avere il pelo sullo stomaco, io ho la mocchetta ormai, perché, per cui ormai è la centesima volta che si ripete sempre la stessa operazione. E certo, sono di quelle cose che poi un minimo di amore nei confronti della politica, nei confronti del lavoro che uno fa, e da
D'altro canto io ho 68 anni, quello che dovrebbero capire alcuni è che o pensano veramente dell'immortalità o tra un monto me ne andrò da qua, comunque non è che potrò stare qua, per cui forse la cosa migliore è che abbiano l'intelligenza di avere pazienza. Presidente, ma l'incontro con la Ronzulli c'era anche il nome di Cascio, del candidato? No, in quell'incontro, no, infatti anche questo, un'altra di quelle cose, sembra che non è uscito il nome da quella riunione, non si è mai fatto, cioè non si è parlato un solo secondo di comunali in quella riunione. Quella riunione è tutto di redazione mentale, parliamoci chiaro, è inutile prenderci in giro. Quella era proprio una di Cascio, se ne è parlato proprio, se no sarebbe stato presente quantomeno, voglio dire. Ma è stata messa in discussione la sua leadership in Sicilia? Come? È stata messa in discussione la sua leadership, dico, come alla guida della Dal 1995 succede. Sì, lo capisco, però in particolare di questa riunione. È l'ennesima riunione che si è dovuta fare, ripeto, sempre con attori, una parte sempre gli stessi, ma una parte diversa, compresa la senatrice Ronzulli, Licia, che persona che, guarda, ti posso dire una cosa, con cui io non avevo uno straordinario rapporto, ma che è venuta a coincidere, resasi conto lei di qual è la realtà, di qual è la situazione, mi sono ritrovato un'altra grande alleata, ma non è merce, non esiste una corrente Ronzulli, non esiste una corrente Micichetta. Noi, essendo un partito, una volta ci divertivamo dicendo che era un partito anarchico, un partito dittatoriale a base anarchica, nel senso che nel partito in cui c'è Berlusconi, è chiaro che non ci possono essere correnti di nessun tipo, c'è qualcuno che invece ancora continua a pensare che sia così, però io quest'anno a tutti i deputati dell'Assemblea ho fatto un piccolo dono, cosa che faccio ogni anno, quest'anno accompagnata da un biglietto per tutti, che era ricordati di essere felice. Ma io non me lo dimentico mai, io sono comunque sempre tranquillo, felice per il lavoro che faccio, per la vita che faccio, per la famiglia che ho, per gli amici che ho, per cui per quanto ogni tanto uno si possa prendere un dispiacere, ma si va assolutamente avanti senza. Si proseguirà con Cascio allora. Il nome di Cascio infatti era. Non esistono alternative, cioè, il nome del partito è Cascio, punto. Poi il tavolo potrà decidere di dare Palermo a qualcun altro, ma per quanto ci riguarda è ovvio che al di là di Cascio non c'è andato. Tornano dal nord Italia, dove risiedono per formalizzare la successione dell'abitazione lasciata dai genitori in eredità e la trovano occupata abusivamente. All'interno due tunisini ventenni, uno dei quali è risultato essere l'immigrato che lo scorso 12 marzo era fuggito dal reparto Covid dell'ospedale San Giovanni di Dio, calandosi dalla finestra con delle lenzuola annodate, che nel frattempo si è negativizzato. I due tunisini sono stati denunciati in stato di libertà la Procura della Repubblica per occupazione abusiva, affare l'amara scoperta della casa nel centro storico di Agrigento occupata abusivamente. Sono stati tre fratelli agrigentini, tutti residenti in Piemonte. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti della questura. Gli agenti hanno identificato due occupanti e da lì a poco individuato il giovane paziente, che era riuscito a scappare dall'ospedale dove era stato ricoverato perché stava male a causa del Covid-19. Antonio Cascio, infettivologo del Policlinico di Palermo, in occasione di una tavola rotonda sul tema del Covid-19 e della fine dello stato di emergenza, ha rassicurato i presenti in una fase pandemica in cui si assiste a un aumento giornaliero dei casi. C'è il servizio. I casi sono in aumento, si sta diffondendo la variante Omicron 2, che come sappiamo è molto più contagiosa rispetto alla Omicron, che a sua volta era più contagiosa rispetto alla Delta, a quelle che circolavano prima. Inoltre sicuramente c'è un abbassamento della guardia, qualche comportamento più disinvolto, dovuto alla convinzione, diciamo anche corretta, che questo virus che circola adesso è meno cattivo rispetto a quello che circolava prima. E quindi poi fra l'altro sta aumentando pure il tempo intercorso dall'ultima dose del vaccino, quindi c'è un fisiologicamente abbassamento degli anticorpi.
Cosa c'è da dire? C'è da dire che, diciamo, dobbiamo cominciare a considerare questa fase pandemica come una fase di fatto di una pandemia influenzale, e quindi possiamo lanciare una sorta di messaggio di serenità per tutti coloro che si sono vaccinati, che sono in buona salute. E quindi queste persone vaccinate in buona salute possono vivere tranquillamente questo momento. Al contrario, le persone fragili, immunodepresse, con plurimorbidità e i grandi anziani devono continuare assolutamente a tenersi molto molto riguardati. Probabilmente con l'avanzare della primavera e poi con la stagione estiva i casi diminuiranno, però il virus continuerà a circolare e quindi le persone fragili dovranno continuare a tenersi molto molto riguardata. Ladri in azione in un'abitazione nel centro di Licata. I malviventi, approfittando dell'assenza del proprietario di casa, sono riusciti a entrare all'interno della casa dopo aver rovistato dappertutto. Hanno rubato alcuni monili d'oro e soprattutto due fucili da caccia calibro 12 regolarmente denunciati. A fare la scoperta è stato un pensionato oltre settantenne proprietario dell'immobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno avviato le indagini. Si cercano eventuali telecamere che insistono nella zona che potrebbero aver ripreso quegli attimi. Circa 4.000 persone hanno partecipato sabato e domenica scorsi alla 30ª edizione delle giornate FAI di primavera. Tanti gli agrigentini che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero alla scoperta del patrimonio culturale agrigentino, imparando a conoscerlo e ad amarlo ancora di più. Arturo Cantella. Bilancio positivo per la 30ª edizione delle giornate FAI di primavera. Per il presidente Taibbi, un'edizione indimenticabile all'insegna dello spirito civico ed educativo. Sono stati infatti 4.000 visitatori che hanno partecipato sabato e domenica scorsi alla 30ª edizione delle giornate FAI di primavera. Tanti gli agrigentini che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero alla scoperta del nostro straordinario immenso patrimonio culturale, imparando a conoscerlo, amarlo ancora di più. Un fiume in piena di giovani, studenti, docenti, visitatori che hanno affollato le vie, vicoli, piazze e cortili di Agrigento e Favara per questa edizione indimenticabile all'insegna dello spirito civico ed educativo che da sempre unisce il FAI e gli italiani. I luoghi eccezionalmente aperti sono stati visitati da migliaia di persone, hanno raccontato l'affetto col pubblico per la manifestazione in legame profondo. Di Agrigento avvocato Giuseppe Taibbi, abbiamo visto tanti giovani che giravano per le strade, nei siti, abbiamo aperto Agrigento e Favara, in visita anche il prefetto di Agrigento, la dottoressa Cocciufa, che ha notato con grande importanza, fermento, soprattutto quello dei giovani. La scuola è protagonista di questa 30ª edizione, come racconta la responsabile FAI della scuola Anna Rita Gangarrossa, che ringrazia gli istituti scolastici e il provveditore di Agrigento. Tra i luoghi più visitati in tutto il paese troviamo... Ci troviamo all'interno del giardino della Colimbetra, dentro la Valle dei Templi di Agrigento. E per le giornate FAI di primavera abbiamo accolto già più di 1.200 visitatori, segnale che la gente ha bisogno di tornare a vivere, ma soprattutto ha bisogno di recuperare quel contatto con la natura che è andato perso, soprattutto in questi ultimi anni. I numeri sono positivi, parlano già di una ripresa che speriamo sia appunto definitiva nel 2022. Solo nella giornata di sabato, anche grazie alla presenza delle scuole e degli apprendisti ciceroni, abbiamo registrato un più 40% rispetto al 2019, che è stato il nostro anno migliore. E quindi che dirvi? Vi aspettiamo non solo al Giardino della Colimbetra, ma in tutti i luoghi della cultura. Tornate a popolare piazze, palazzi e giardini. Le giornate FAI di primavera sono dunque state ancora una volta un evento eccezionale dedicato ai beni culturali, con tanti visitatori che si sono messi in coda per scoprire in tutta sicurezza le diverse proposte nell'anno del trentennale. Quindi viva il FAI, ma viva questa città di Agrigento e dintorni che si risveglia e che da questo momento spero possa veramente riaprirsi per tutta la speranza.
presentato il progetto di marketing La Costa del Mito, un'esperienza per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio, un percorso che lega tutte le destinazioni turistiche da Selinunte ad Agrigento passando per Gela, che sono fra loro accomunate da spiagge meravigliose e siti archeologici. Vediamo. Presentata stamane a Casa San Filippo il progetto di marketing territoriale della DMO, il distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento, la Costa del Mito, l'area archeologica più estesa al mondo con 150 km di spiagge. La Costa del Mito offre un'esperienza per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio, una destinazione unica, chilometri e chilometri di spiagge dorate, calette, deserte, tre parchi archeologici, sei riserve naturali, l'area monumentale archeologica e paesaggistica più grande al mondo. A presentare il progetto stamani i vertici del distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento, i direttori dei parchi archeologici di Gela, Agrigento e Selinunte e i sindaci dei comuni coinvolti. Quando a settembre l'assessore Manlio Messina, l'assessore al turismo della regione siciliana, è venuto ad Agrigento a certificare, diciamo, il passaggio del distretto turistico allo stato di DMO, lì si è dato, diciamo, il via a quello che è l'attività appunto del Destination Management Organization, cioè questa struttura che si pone l'obiettivo di organizzare il nostro territorio come destinazione turistica unica, quindi passando dalla mera promozione all'organizzazione della destinazione. Ovviamente non potevano e non sono state, diciamo, solo passerelle e parole invano, invece siamo stati concretissimi e siamo passati in poche settimane, considerati anche, diciamo, i tempi abbastanza sfavorevoli per le notissime vicende internazionali, siamo passati all'azione. Quello che andiamo a presentare oggi è il nuovo progetto distrettuale, si chiama Costa del Mito, praticamente è un progetto che lega tutte le destinazioni turistiche che vanno da Selinunte sino a Gela, quindi stiamo parlando di 150 km di costa che sono fra di loro accomunate da spiagge meravigliose che tutti conosciamo e da caratteristiche di particolare bellezza e da siti archeologici di straordinario pregio, per cui fanno parte del progetto il Parco Archeologico di Selinunte, il Parco Archeologico di Agrigento, il Parco Archeologico di Gela, che sta decidendo in queste ore, sta ratificando in queste ore l'adesione, più la maggior parte dei comuni rivieraschi. Ed è un progetto molto importante perché mira a un rebranding, mira a identificare un'identità di questo territorio. Vi faccio un esempio, esistono delle località come per esempio la Costa Smeralda che hanno una propria identità a prescindere dalla Sardegna, come la Costa Azzurra, Costa Brava, Costa del Sol. In Sicilia una località, diciamo una destinazione denominata Costa non esisteva. Noi daremo vita a questa cosa, ovviamente è un processo che necessita di grandissimo lavoro, di grandissimo impegno, però abbiamo il fortissimo sostegno della regione siciliana e che chiaramente è una cosa di grandissima importanza, abbiamo il sostegno soprattutto del territorio perché è un progetto amplissimamente condiviso, c'è dentro il comune di Gela, c'è dentro il Museo dei Cinque Sensi di Sciacca, ci sono dentro un sacco di comuni, Palma di Montechiaro, Butera, c'è di tutto e poi è chiaramente un progetto che si irradia verso l'entroterra coinvolgendo tutti i comuni dell'interno con le loro caratteristiche monumentali, l'enogastronomia e tutto quanto. Per cui andremo a presentare questo progetto alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, sulla quale la Regione Sicilia sta puntando moltissimo in questa edizione e da lì cominceremo un percorso diciamo virtuoso. Un grazie particolare io lo devo dare veramente a tutto lo staff del distretto, a cominciare dal Presidente che ci dà una forza, un sostegno straordinario, il Dottore Miccichè nel doppio ruolo ovviamente di Sindaco e di Presidente del distretto, e una parola va assolutamente spesa per Francesco Picarella che è stato l'ispiratore di questo progetto e col quale, diciamo, c'è un rapporto sempre di grandissima simbiosi e di collaborazione. Per cui noi siamo straordinariamente contenti e veramente confidiamo che questa cosa possa avere un amplissimo respiro in futuro. Sì, questo nuovo progetto già lo ha esposto e l'ha spiegato in maniera molto esaustiva Fabrizio Lagaipa. Era il nostro intento quello di far di coinvolgere l'intera provincia e anche non, perché si parla anche del parco di Gela,
è importantissimo perché noi abbiamo una grandissima costa e qui da noi non esisteva ancora un termine di costa, adesso si parlerà di costa del mito. È importante per la nostra Agrigento, è importante anche per il futuro. Voglio ricordare che noi siamo e saremo candidati come capitale della cultura del 2025 e questo è un altro tassello di un puzzle che stiamo costruendo. Che dire, la volontà c'è, l'interesse c'è, la materia prima c'è, perché noi abbiamo chilometri e chilometri di costa meravigliosa, un mare invidiabile, però ancora abbiamo a salire, abbiamo noi qui alla Agrigento abbiamo la Valle delle Tempe, ma ci sono anche tanti altri siti minori e poi ci sono anche i borghi che si trovano alle spalle sia della Valle dei Tempi che degli altri siti. E l'intento qual è naturalmente? Quello di far sì che il classico visitatore finalmente possa diventare un turista, cioè dobbiamo noi aumentare i tempi di soggiorno di chi viene ad Agrigento e in provincia per poter visitare tutti i siti, quindi anche i siti minori saranno al centro dell'attenzione, saranno anche i veri protagonisti. Il vice sindaco di Lampedusa, Salvatore Prestipino, è stato rinviato a giudizio insieme a un vigile del fuoco perché avrebbe minacciato il sindacalista della UIL dei vigili del fuoco di Agrigento, Antonio Di Malta. Il motivo delle minacce sarebbe riconducibile a una discussione nata in caserma dove Di Malta stava dando delle valutazioni personali a dei colleghi sul fatto che il Consiglio Comunale Lampedusano si era opposto alla concessione di un terreno per la costruzione di una nuova caserma dei vigili del fuoco. In quella circostanza il sindacalista sarebbe stato prima minacciato da un vigile del fuoco, genero del vice sindaco, e poi dal vice sindaco stesso. ZES in Sicilia, a Trapani il seminario organizzato dall'Assessorato regionale alle attività produttive e dall'IRSAP, Istituto regionale per lo sviluppo di attività produttive. Per fare il punto su opportunità, agevolazioni e semplificazioni destinate alle imprese attuali e future ricadenti nelle zone economiche speciali. Vediamo. Certamente le zone economiche speciali rappresentano un'importante opportunità perché oggi con l'istituzione della figura del commissario che è arrivato con la legge del dicembre 2021 si dà la possibilità a chi vuole investire di avere un'autorizzazione unica che ha anche tempi più brevi e soprattutto il ministro Carfagna è riuscito a ritagliare all'interno del PNRR delle risorse specifiche. Su Trapani c'è un finanziamento di 18 milioni per collegare l'area industriale al porto e al resto dell'infrastruttura. E queste sono ovviamente delle caratteristiche fondamentali per poter poi sviluppare e attrarre imprese. Perso ormai la fiducia, non chiede più a niente, come lo convinciamo? Perso la fiducia purtroppo ha spesso ragione, però ci sono alcuni momenti in cui si mettono insieme dei fattori che riescono a funzionare, ma la sensazione è che ci sia una volontà sia a livello di governo regionale sia a livello di governo nazionale di scommettere forte su queste zone economiche speciali e quando si creano queste opportunità credo che si possa cominciare a sperare. Siamo ancora in fase iniziale, stiamo facendo una ricognizione, c'è un lavoro importante che stiamo portando avanti con il commissario della Sicilia orientale, il professore Di Graziano, per proporre la Sicilia proprio come un sistema unico pur nelle diversità, quindi restiamo convinti che questa sia una grande scommessa che già possa fruire di ciò che in Sicilia c'è, perché spesso noi dimentichiamo che in Sicilia ci sono imprese che hanno successo ed esportano in tutto il mondo. Gli imprenditori, perché credere nelle ZES dopo tante delusioni, dopo tante leggi, leggine? Perché comunque dobbiamo avere fiducia in noi stessi, la fiducia nelle istituzioni. Molto sta nella capacità delle istituzioni di dare risposte concrete. Gli imprenditori hanno bisogno oggi più che mai di tempi certi, di procedure certe e procedure veloci. Se effettivamente le procedure scritte nelle norme che regolano la ZES, che attuano la ZES, verranno rispettate e allora ci sarà davvero la possibilità di sviluppare nuovi investimenti, di sviluppare nuove imprese, di creare reddito, di creare occupazione, altrimenti sarà purtroppo l'ennesima occasione persa. Grazie alle ZES il primo grande e importante traguardo secondo me raggiunto sono la quantità dei fondi del PNRR che sono stati assegnati alla Sicilia, ben 102 milioni di euro, di cui 56,8 alla Sicilia occidentale e 18 sono stati assegnati proprio per potenziare la logistica e i collegamenti con il porto di Trapani. Sono già stati nominati due commissari governativi che insieme all'autorità di sistema portuale, che hanno la cabina di regia insieme appunto ai commissari,
stanno mettendo a sistema e a breve sarà realizzata una piattaforma in cui chiunque, quindi specialmente i potenziali investitori stranieri, potranno collegarsi e avere tutte le informazioni possibili, immaginabili e utili per poter venire ad investire in Sicilia. Chi ha scommesso tanto, chi ha resistito nella nostra terra e ha investito già da tempo quando non c'erano previste queste agevolazioni fiscali, grazie alle ZES potranno aumentare questi investimenti usufruendo delle grandi riserve che sono state apposte in bilancio per le ZES. Parliamo del credito d'imposta, l'innalzamento del de minimis da 50 a 100 milioni di euro e una serie di iniziative che la Regione sta mettendo a punto e che non voglio anticipare, a breve in questa finanziaria saranno riservate proprio alle imprese qui che hanno investito in Sicilia e che sono ancora in Sicilia. Gaetano Cascio, 40 anni di Burgio in provincia di Agrigento, direttore dell'ufficio postale di Palazzo Adriano in provincia di Palermo, arrestato ai domiciliari per essersi impossessato di circa 130.000 euro dal libretto postale di un anziano cliente, ha ammesso le proprie responsabilità e restituirà quanto rubato, così è emerso durante l'udienza di convalida dell'arresto innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Nuovo impianto privato di trattamento dei rifiuti organici a Montalleglo. Il PD continua ad essere contrario al progetto e a favore della sua tesi porta alcune incongruenze come la distanza di questa struttura dal centro abitato e chiede al sindaco di intervenire e farsi portavoce dei motivi del no con l'assessorato regionale. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il Partito Democratico di Montalleglo, in merito all'autorizzazione del governo regionale dello scorso 12 febbraio sul nuovo impianto privato di trattamento dei rifiuti, alla luce dell'accertamento richiesto della Giunta regionale con la delibera del 10 marzo 22, esprime alcune incongruenze sul procedimento autorizzatorio che ha consentito di conferire l'incarico all'assessorato alle infrastrutture della Regione Siciliana di effettuare la misurazione della distanza dalla recinzione del nuovo impianto della ditta Catanzaro Costruzioni SRL fino alla delimitazione del centro abitato. Il Partito Democratico di Montalleglo non comprende come questa richiesta di ulteriore verifica sia arrivata solo ex post, dopo che il governo regionale abbia già autorizzato il nuovo progetto di trattamento della frazione organica dei rifiuti. Come più volte ribadito, il PD di Montalleglo, nel rispetto della propria storia politica e di tutta la cittadinanza, considerata la forte vicinanza tra il nuovo progetto e il nostro centro abitato, nelle more dell'espletamento dell'incarico dato per la relativa misurazione della distanza dal centro abitato, riterrebbe più opportuno che il sindaco chiedesse all'assessorato regionale territorio e ambiente la revoca in autotutela della via di autorizzazione del nuovo impianto, tutto ciò per passare dalle parole ai fatti rispetto a una vicenda che sta assumendo i contorni di una pantomima, visto anche il periodo preelettorale. A Porto Empedocle, dopo l'entrata in giunta di tre nuovi assessori, Giuseppe Iacono, Giuseppe Picone e Vito Albano, il primo cittadino Calogero Martello ha ridistribuito le cariche assessoriali al vice sindaco Mario Lucacci, va la delega alle politiche sociali, solidarietà sociale, istruzione, biblioteca, servizi demografici e pari opportunità, ad Alessandro Palumbo Piccionello confermata la delega ai rifiuti ed ecologia, sanità, servizi cimiteriali, ad Albano andranno le deleghe ai tributi e patrimonio, all'edilizia pubblica e popolare, all'innovazione tecnologica e sviluppo digitale, ai trasporti pubblici. Iacono si occuperà di sviluppo economico, pesca e portualità, SUAP, politiche giovanili, rapporti con il Consiglio Comunale, rapporti con gli enti. L'assessore Picone si occuperà di turismo, sport, spettacolo, polizia municipale e viabilità. I tre nuovi assessori sostituiscono i dimissionari Salvatore Bartolotta, Sandra Bennici e Marisa Perrone. Beni per un valore complessivo di 10 milioni di euro sono stati sequestrati a Vincenzo Graziano, conosciuto come Viciuzzo, imprenditore di 70 anni, ritenuto esponente di spicco del mandamento mafioso Palermo Resuttana e in particolare della famiglia Palermo Acquasanta. Attualmente Graziano è detenuto in carcere, è stato condannato nel 1996 a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa. In continuità con lo stesso reato gli sono stati inflitti nel 2009 altri 5 anni. Un successivo arresto è avvenuto nel 2014 nell'ambito dell'operazione Apocalisse e ha subito
subito altri 10 anni di reclusione. Infine nel 2016 per riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti, peculato e intestazione fittizia di beni. Gli sono stati comminati altri 3 anni e 9 mesi di detenzione. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Arte per l'Ucraina, i quadri degli alunni dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento all'asta per sostenere i profughi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Arte per l'Ucraina, una raccolta fondi qui a Porta di Ponte, un'iniziativa organizzata dall'Accademia Belle Arti Michelangelo, un'iniziativa sicuramente lodevole che ha un fine sicuramente molto sociale. Un'iniziativa che replica una precedente già effettuata e che ha mietuto grande successo ad Agrigento, intanto perché ha consentito di poter far conoscere le opere degli studenti dell'Accademia di Belle Arti, ma soprattutto per lo spirito solidaristico cui l'iniziativa era improntata. Alcuni studenti hanno manifestato la volontà di poter replicare questa giornata in una domenica non proprio primaverile, ma che tuttavia sta riscontrando grande partecipazione. Ci auguriamo che ovviamente nel solco dell'impegno che già l'Accademia ha fornito rispetto all'emergenza ucraina, che queste iniziative possano continuare, prefigurando anche un impegno ancora più robusto, che ovviamente poi equivale all'impegno di un'intera comunità che, partecipando a queste manifestazioni, dà anche in qualche modo il proprio contributo di solidarietà alla guerra, che ci auguriamo quanto prima possa terminare nell'Ucraina. Tu con l'Accademia ti sei impegnato anche a questa raccolta accoglimento di profughi un po' in tutti i comuni dell'Agrigentino, un consuntivo che sicuramente sarà un'attività che andrà a crescere. Sì, me ne sono occupato parzialmente con l'Accademia, che in prima battuta ha pagato i biglietti aerei dei primi 4 profughi arrivati ad Agrigento, e poi ho proseguito questo impegno con la rete dei sindaci che ho costituito per conto del governo ucraino. Ancora ora ci sono 2 o 3 corridoi umanitari aperti e quindi sono in attesa in queste ore di poter ricevere altre persone che giungeranno trovando alloggio presso alcuni piccoli comuni della provincia di Agrigento, costituendo anch'esse le forme di comunità. Si tratta di donne con bambini, hanno lasciato i mariti a combattere nel loro paese, ci auguriamo che cessando la guerra possano fare ritorno, pur tuttavia hanno trovato un contesto di grande apertura dalla nostra comunità, e quindi è un modo anche per esportare il bene che la Sicilia in qualche maniera riesce a fare. Ecco, passiamo a un altro operatore che sta, nonostante il tempo brutto qui, diciamo, sta andando bene, nonostante i primi segnali di pioggia e il freddo, no? Ma noi ci proviamo anche perché gli intenti sono più che nobili. Chiaramente in una giornata, come diceva il professore, non proprio primaverile, proviamo a fare del nostro meglio, perché innanzitutto noi ci siamo sempre mossi nel campo dell'arte, raccogliendo comunque una richiesta di aiuto che non è indifferente per poter dare proprio rifugio a questi rifugiati dalla guerra. Chiaramente noi non siamo, non ci schieriamo con nessuno, ci schieriamo solo ed esclusivamente con la pace, perché la guerra è sbagliata a priori. Infatti i fondi che vengono raccolti vengono proprio devoluti per tutte quelle persone che scappano in questo momento dalla guerra. Nome e cognome tuo? Valerio Vella, sono uno specializzando dell'Accademia di Belle Arti. Ecco, con questa iniziativa, sicuramente un'iniziativa molto bella, che sta iniziando a raccogliere anche dei frutti, nonostante la giornata non sia delle migliori. Sì, piano piano stiamo cercando di oltrepassare tutti gli impedimenti, mettendo appunto queste opere che sono state fatte dai ragazzi e donate appunto per questa buona organizzazione a noi, per poterli vendere appunto. Ringraziamo il direttore che ha reso possibile tutto questo, il direttore Alfredo Prado, e anche il professore Beniamino Biondi che ha parlato in precedenza. Tentiamo nel nostro piccolo di fare qualcosa per poter essere utili. Un'iniziativa importante questa, cui il Comune ha dato il suo patrocinio. Sì, questa mattina, questa domenica, anche come la scorsa volta, l'Accademia delle Belle Arti, anche in accordo con il patrocinio del Comune di Agrigento, sta
cercando di aiutare queste famiglie di profughi e rifugiati che si avvicendano nel nostro paese a seguito della guerra. Come sempre il Comune è anche disponibile e sensibile alle iniziative proposte dall'Accademia e da tanti altri soggetti che vogliono comunque contribuire a questa causa, e siamo lieti e felici di vedere anche riprendere la vita normale, vedere la via Atenea così muoversi e tornare alla normalità dopo questo maledetto Covid. Anche il nostro musicista Ugo Adamo ha voluto dare il suo contributo oggi per l'Ucraina in questa iniziativa. Wonderful world, meraviglioso mondo, speriamo che sia un meraviglioso mondo per i nostri figli, per i figli dei nostri figli, che cessino tutte le guerre, va bene, e che sia di buon auspicio anche la musica. E il nostro contributo non deve mancare mai, sempre la buona volontà nel contribuire a mantenere la pace. Grazie. Blitz dei poliziotti del commissariato di Canicattì e della squadra mobile di Agrigento sabato pomeriggio in contrada a Graziano di Giovanna nelle campagne canicattinesi, che ha consentito di interrompere un combattimento illegale di cani. L'effetto sorpresa è stato decisivo, gli agenti hanno sorpreso diverse persone che scommettevano sulla sfida. Mettere i poliziotti sulle tracce dell'organizzazione e soprattutto sull'evento, molto probabilmente un confidente. Per 25 persone condotte in commissariato è scattata la denuncia per partecipazione e scommesse illegali legate ai combattimenti clandestini tra cani. Gli animali sono stati affidati al servizio veterinario dell'ASP. I poliziotti hanno sequestrato una grossa somma in contanti. Al Teatro Pirandello di Agrigento è andato in scena Viva la Vida, uno spettacolo innovativo che ha raccontato la storia della pittrice Frida Kahlo in maniera intima e contemporanea. Protagonista Pamela Villoresi. Vediamo. Ottimo il riscontro avuto dalla bravissima attrice Pamela Villoresi allo spettacolo svoltosi al Teatro Pirandello di Agrigento nella giornata di sabato e domenica pomeriggio. Viva la Vida è uno spettacolo innovativo che racconta una Frida Kahlo intima, contemporanea e scena. Pamela Villoresi interpreta il ruolo dell'artista, mentre un body partner la dipinge sul corpo nudo i segni dell'arte di Frida, una cantante che interpreta Chavela Vargas, tre donne in scena per un canto alla vita, un urlo d'amore e di libertà. Questo è stato proprio lo spettacolo di questi anni difficili. E l'abbiamo interrotto proprio col primo lockdown, siamo andati per primi in streaming con la platea vuota e solo l'operatore l'abbiamo mandato in diretta per non lasciare solo il pubblico, ma ci ha aiutato anche il messaggio di Frida, che a causa dell'incidente che ha avuto, delle operazioni, lei è restata immobile, ma ha imparato a dipingere ed è diventata immortale, quindi diciamo che di un'occasione così drammatica, di una vicenda così drammatica, ne ha fatto un'opportunità per trasformarla in qualcosa di straordinario, no? In arte pura. Quindi questo c'è stato di grande forza e di grande insegnamento. Io torno in questo teatro con l'emozione nel cuore, perché proprio qui dentro c'ero stata con l'ultimo spettacolo di Giorgio Strehler, L'isola degli schiavi, e quindi poi vabbè, sono in Sicilia da 3 anni dirigendo il Teatro Biondo e aspettavo di tornare qui ad Agrigento. C'è tanta voglia di tornare al teatro, lo si è visto, sì. I successi di questi giorni, veramente importante poter rivedere il pubblico, sia per voi artisti che naturalmente per chi vive il teatro. Sì, sì, la gente ha voglia, ha fatto, si vede un po' troppa indigestione di video. E credo che il desiderio di vedere un essere umano che racconta storie di umani ad altri esseri umani in un modo che è irripetibile, perché quello che noi reciteremo stasera con le reazioni di questo pubblico è assolutamente diverso da quello che faremo domani o che abbiamo fatto la settimana scorsa. E quindi, e poi non solo, venire a teatro è comunque un momento di socializzazione.
e credo che di tutto questo ci sia veramente bisogno. Mi spiace che il cinema stia un po' patendo, però capisco anche che siamo tutti, come dire, abbiamo fatto un po' un'indigestione. Questo è uno spettacolo anche innovativo per certi versi, possiamo dire. Questo è uno spettacolo multidisciplinare, perché come vedete sono, anzi, forse facciamo così. Ho una grande pittura addosso, dietro è stata fatta ora perché poi sarò appoggiata di schiena, davanti invece verrà fatta in scena direttamente con Veronica Bottigliero, che è una bravissima body painter, oltre che attrice, che fa la morte, la pelona, e mi disegna sul corpo quello che Frida si disegnava nella sua immobilità guardandosi allo specchio. E poi in scena con noi c'è Lavinia Mancusi, che interpreta il ruolo di Chavela Vargas, che è stata una cantautrice più giovane di Frida, è stato l'ultimo amore di Frida, e poiché questa è una sorta di racconto, di testamento, no? Di abbandono della vita, però ricordandola con tutta la gioia e l'amore per la vita. Infatti Viva la Vida si chiama lo spettacolo, ma è ciò che diceva Frida. E Lavinia è bravissima perché interpreta tutte le canzoni di Chavela, e anche con una sua particolarità. Quindi è vero che è un monologo, parlo solo io, ma non lo è perché loro interagiscono tanto con me, e quello che esce è veramente una grande forza femminile. Noi tre siamo molto compatte, con Frida dietro esce veramente una grande forza, la forza della terra. Calcio, la 27esima giornata del campionato di eccellenza vede l'Akragas vittoriosa sulla Mazzarese. Carmelo Lentini. Ancora una nuova prodezza dell'attaccante argentino Pavicic, 10 reti in 9 partite, e che grazie ad una personale doppietta regala una importantissima vittoria alla propria squadra. Una gara generosa giocata dall'Akragas sin dai primi minuti, e ha iniziato a martellare la retroguardia avversaria. Il vantaggio non tarda ad arrivare, infatti arriva al 12° con un perfetto colpo di testa dello stesso Pavicic. Tutto succede sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Lavardera, che con un perfetto cross al centro dell'area mazzarese trova pronto l'attaccante argentino alla deviazione finale. Ma i problemi per l'Akragas arrivano a partire dal 35° minuto, quando una trattenuta di Tuniz ai danni di Seccan costringe l'arbitro ad estrarre il rosso per fallo da ultimo uomo. A questo punto, scelta obbligata per il tecnico Terranova, che sostituisce Finessi con Yoboa. Nel secondo tempo gli ospiti provano a partire, approfittando della superiorità numerica, ma è l'Akragas a creare maggiori problemi alla retroguardia mazzarese. Al 69° l'episodio del raddoppio biancazzurro. Pavicic sfrutta un errore della difesa avversaria e con un pallonetto beffa De Miere. Partita chiusa? Assolutamente no, perché al 76° arriva la rete del Mazzarese Corso, che di fatto riapre la partita. Ma il pomeriggio di sport al Seneto viene macchiato da un brutto incidente di gioco che vede coinvolti l'Akragantino Prestia e il difensore mazzarese Jamé. I due si scontrano testa contro testa, rimangono esamini a terra e poi vengono portati entrambi nel locale nosocomio per accertamenti a bordo di una ambulanza entrata sul terreno di gioco. Fortunatamente non ci sono state conseguenze. La gara avrà un extra time di 11 minuti, ma non succederà più nulla. Grazie a questa vittoria, l'Akragas rimane ben saldo al secondo posto in questa terz'ultima giornata di campionato, ma ci sono ancora diverse gare da recuperare. Sono state rinviate a data da destinarsi altre due gare, Enna Canicattì e Marsala Casertemeni. Fermo il capolista Canicattì, virtualmente promosso in D, si sono giocate le restanti 6 gare. Alla vittoria dell'Akragas a 6 danni della Mazzarese risponde per le rime il Don Carlo Misilmeri, che supera al Gurrera il locale Unitas Sciacca per 0-3, grazie alla doppietta di Giuseppe e rete di Tiscione.
Anche il Mazara, opposto ad un giovane e generoso Monreale, passa con un secco 3-1. Nissa fermata tra le muramiche da un combattivo Cus Palermo che ottiene un nulla di fatto in chiave salvezza. Infine l'oratorio Marineo supera 3-1 il Castellammare nel serale delle 19. C'è il nostro medico sociale che sta per arrivare a pronto soccorso, in quanto sull'ambulanza non volevano nessuno. Da quello che abbiamo visto in campo dovrebbe trattarsi solo di punti di sutura sia per Prestia che per Modù, il ragazzo della Mazzarese. Sicuramente faranno degli accertamenti più approfonditi perché lo scontro è stato pesante. Onestamente ci siamo preoccupati un bel po'. Il risultato passa quasi in secondo piano, però arrivano notizie rassicuranti. Per quanto riguarda la partita, anche in 10, tutto il secondo tempo abbiamo tenuto bene. Che è cambiato in quest'area rispetto a gennaio e febbraio con l'arrivo del nuovo allenatore? Ma guarda, paradossalmente in 3 giorni è la seconda partita che facciamo in 10 a partire dal 35esimo del secondo tempo. Questa squadra, che se ne voglia dire, c'era qualcuno che diceva che questa era una squadra senza carattere, una squadra senza esperienza, una squadra senza cattiveria. E se queste sono le squadre senza cattiveria e senza carattere, allora io forse ancora non ho capito nulla di calcio. Devo fare un grande applauso a tutto lo staff tecnico, a questi meravigliosi ragazzi, perché in queste 2 partite hanno dimostrato veramente di avere un grande attaccamento ai colori sociali, di essere, come dite, all'Agrigento dei veri giganti. Penso che la partita di oggi abbia dato un'ulteriore prova. Adesso ancora calcio, ma diamo uno sguardo alle categorie inferiori, sempre con Carmelo Lentini. Per quanto riguarda le categorie inferiori, finalmente una giornata positiva per le squadre agrigentine partecipanti al campionato di promozione Girone A. Sia il Raffadali che il Camarat, infatti, hanno vinto le rispettive gare con Alcamo la prima e Città di Carini la seconda. La compagine di Giovanni Fassone ha superato in trasferta la compagine bianconera grazie alla marcatura di Polito. Una gara dura, ma che alla fine ha permesso a Raffadali di guadagnare l'intera posta in palio e porsi a 3 punti dalla zona playoff. Il prossimo turno il Raffadali torna in casa per affrontare il Gangi, attuale 4ª in classifica generale. Bella prestazione invece quella del Camarat, che pur soffrendo il ritorno del Città di Carini si è imposto per 2-1. Cosimo Panepinto e Messina trascinano la compagine della Montagna alla vittoria. Grazie a questi 3 punti la squadra camaratese si pone al terzultimo posto, ad un solo punto dal quintultimo, che significherebbe salvezza senza passare dai play-out. Adesso la lotta per retrocedere vede coinvolte il Città di Carini e Partiti Caudace, che hanno 20 punti. Segue il Camarat 19, quindi a 1 punto, e poi Super Giovane Castelbuono punto 17, Villabate 12. Domenica prossima esterna, sfida esterna sul campo del Tranquillo Lascari. In prima categoria cade il Gemini sul campo del Bagheria delle Ville per 2-1 e viene superato in classifica generale sia dallo stesso Bagheria che dall'Atletico Favara. Mazzole e Sciacca firmano la vittoria bagherese, mentre Mangiapane ha dimezzato le distanze. Prodezza esterna dell'Atletico Favara, che rifila un netto 1-4 ai padroni di casa del Real Trabia. Le reti favaresi portano la firma di Bunone, Di Caro, Bellavia e Bonaffino. Torna a vincere anche l'Empedoclina, che supera la Collura con il minimo scarto 2-1 il Ravanusa. Di Lopresti e Dumbia i gol della vittoria granata, mentre aveva dimezzato le distanze Giarrana. In classifica generale l'Aspra è già promosso matematicamente in promozione con 53 punti. Al secondo posto l'Atletico Favara e Bagheria della Ville a punti 38. Gemini 37 per le zone più basse, l'Empedoclina ha raggiunto una zona tranquilla, mentre Ravanusa si ritrova in terz'ultima posizione. Il prossimo turno il Gemini torna in casa con le Bagherie, Città delle Ville, ed in caso di vittoria potrebbe superarla in classifica. L'Atletico Favara se la vedrà tra le mura amiche con il Master Pro per rafforzare il secondo posto, mentre Ravanusa riceve la visita del Don Bosco Mussolini. Infine l'Empedoclina, in cerca di un risultato positivo, si reca sul campo della Sommatinese.
Campionato di basket di Serie B e una Fortitudo Agrigento da record, quella vista in trasferta a Sant'Antimo, un record che durava dalla stagione 2013-14, anno della promozione in Serie A2. Oltre al record infranto con la 20ª vittoria consecutiva in campionato, arriva anche la prima sconfitta casalinga per Sant'Antimo, 48-60, fin qui imbattuta insieme proprio ad Agrigento. Catalani batte il record di Ciani ed ora punta ai playoff sempre con più determinazione. Il prossimo match si gioca al Palamoncada contro Taranto, altra squadra ostica da affrontare. Pallavolo, Serie A2 femminile, una Tea Vicenza Volley in tono minore, stecca in Sicilia al Palamoncada di Porto Empedocle, cedendo in 3-7 alla SEAP Cardillo Aragona nella seconda giornata del Pool Salvezza di A2 femminile. Vediamo. Probabilmente inaspettata questa sconfitta contro Aragona oggi. Perlomeno no, non così, nel senso abbiamo avuto un approccio alla gara proprio brutto, insomma. Abbiamo trasformato la tensione agonistica in nervosismo invece che in energia e non siamo stati capaci a svoltarla. Poi complice probabilmente il secondo set, abbiamo avuto troppe occasioni per chiudere, non l'abbiamo fatto, ecco, abbiamo pagato. Vicenza non è questa quella vista oggi ad Aragona? Beh, direi di no, di solito abbiamo molta più continuità in attacco e troviamo più soluzioni, quindi adesso ripuliamo le scorie mentali da questa partita e ci prepariamo per la prossima. Il coach Lino Giangrossi non pare vero, finalmente è arrivata la prima vittoria sotto la tua direzione. Sono molto molto contento, molto felice per le ragazze, perché comunque sì, la prima vittoria da quando sono arrivato, però realmente sono le prime due settimane che ci alleniamo insieme, perché io poi quando sono arrivato siamo subito partiti per una trasferta lunghissima che in eredità ci ha portato una settimana di stop per Covid, quindi abbiamo ricominciato a lavorare dopo praticamente 22 giorni di fermo totale. Ci è voluto un po' per trovare i meccanismi, un po' di continuità e anche un po' di convinzione che mancava. Abbiamo fatto una brutta prestazione sabato scorso a Milano contro il Club Italia e la volevamo riscattare assolutamente, perché comunque non eravamo quelle scese in campo al centro Pavesi. Oggi siamo stati una squadra molto convinta dei propri mezzi, che ha messo in campo tutto quello che aveva, che ha fatto bene quello che può fare bene, quindi abbiamo battuto molto forte e siamo stati bravi nella correlazione muro-difesa. Va un grande applauso alle ragazze, perché in questa situazione non è facile tirare fuori prestazioni importanti, e oggi è stata una prestazione importante che magari non sarà fondamentale in ottica salvezza, però dice tanto delle persone che compongono il team. Quindi sono davvero orgoglioso di allenare questo gruppo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.